Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto in Viale Virgilio. Alle mie spalle quella che era una gloria del passato, la Torre d'Ayala, che appartiene al demanio della Marina, ora invece si trova nel degrado più assoluto, più vergognoso. Mancano innanzitutto le condizioni di sicurezza, tant'è vero che la struttura pregevole, dicevo, sotto l'aspetto culturale, storico, artistico, è stata transennata e c'è il pericolo di crollo. Infatti c'è scritto proprio attenzione, si rimarca la pericolosità. Ma poi è tutto un degrado, basti considerare all'interno le erbacce, fanno davvero paura, arrivano a un metro e mezzo di altezza, e poi proseguendo anche nei pressi dei balconcini, chiamiamoli così, dei terrazzini, altra erbaccia che cresce rigogliosa e spontanea, tanto nessuno interviene. Parimenti le finestre sono puntellate, sono fatiscenti, insomma un quadro davvero penoso. Mi domando, ma questo è un rappresenta questa struttura davvero un pregio per la nostra città? Ha un valore culturale, ma come vogliamo candidarci a capitale? Taranto come vuole candidarsi a capitale italiana della cultura? Si è già candidata a capitale europea della cultura, se poi non sa valorizzare quei tesori di cui dispone. C'è un processo di sdemanializzazione in corso a favore del comune. Sta di fatto che a tutt'oggi questo è il quadro. In altre città italiane, in altre realtà italiane, sanno valorizzare quanto appunto è in possesso, quanto appartiene alla propria città. Qui invece no. Degrado e abbandono, abbandono e degrado. È il nostro appello all'amministrazione comunale, a chi di competenza, a chi è istituzionalmente soggetto a valorizzare il nostro patrimonio culturale.